Prende ora la parola il ministro della difesa, Giampaolo Di Paola. Quante di riposo, per favore. Fatti d'Italia, cittadini di Ravenna, a voi va prima di tutto il mio saluto. Buongiorno a tutti voi. Naturalmente un saluto va al sindaco di Ravenna, al generale Graziano, al presidente Beretta, al prefetto di Ravenna. Noi siamo oggi qui in terra di Romagna, vicino a quella terra d'Emilia che è stata colpita da un terremoto violento, persistente. Ancora questa notte so che c'è stata una scossa. E quindi a loro, a tutti quelli che in questo momento sono in momento di difficoltà, soffrono, però come nella tradizione del popolo emiliano, del popolo romagnolo, si rimboccano le maniche e stanno già ricostruendo, a loro va il nostro affetto, la nostra vicinanza e il nostro sostegno, il nostro di tutti e certamente quello del governo. Forza, forza, terra d'Emilia, forza. Ma un messaggio, benché davanti a me ci siano molti non giovani, lo voglio rivolgere ai giovani, quelli che sono il presente e il futuro dell'Italia. E come ricordava il signor sindaco, questi giovani sono stati colpiti recentemente a Brindisi, uno di loro ha perso la vita. Bene, siete voi giovani che dovete aiutarci a non aver paura. Ieri avete sfilato, non abbiamo paura, avete detto. Non abbiamo paura del terrorismo, non abbiamo paura dell'anarchia, non abbiamo paura delle forze del disordine. Aiutateci a rifare grande questa Italia. E voi, fanti d'Italia, rappresentate la grandezza del nostro paese. Perché è vero che quando spesso si parla delle forze armate, in particolare dell'esercito, il pensiero magari va alla cavalleria, va ai paracadutisti, va all'artiglieria, però quando la polvere della carica si dissolve, il fumo delle cannonate si dissolve, quando tutto si dissolve e il gioco si fa duro, i duri entrano in gioco e i duri sono la fanteria. Viva la fanteria! Questo è stato vero in passato, è stato vero sulla Bensizza, sull'Isonzo, è stato vero nelle steppe della Russia, nelle sabbie d'Africa, negli altipiani dell'Abissinia, è vero oggi nella valle del Gulistan, del Bakwa, in Afghanistan, in Kosovo, in Libano. E la fanteria, con la sua solidità, con la sua tenacia, che permette di prevalere. E quindi a voi fanti dico ancora una volta grazie, grazie di cuore. Vedete, l'Italia, a volte i pubblicitari dicono che l'Italia sia famosa nel mondo per tre F. F come Ferrari, che peraltro è qui vicino, F come fashion, la moda, F come food, il cibo di Romagna ben conosciuto. Bene, io dico che ciò che rende alto il nome d'Italia nel mondo sono 4 F, perché ce n'è una che manca, la quarta F è l'F della fanteria, le F delle forze armate italiane. Oggi, tra poco, voi sfilerete qui in terra di Romagna, in questa bellissima città di Ravenna. Sabato prossimo, anche i fanti d'Italia, come giusto, e per primi sfileranno lungo i fori imperiali, il 2 giugno, la festa della Repubblica. Tutte le idee sono
legittime, anche quelle voci critiche che si sono levate nei confronti della sfilata del 21. Però come le campane oggi celebrano qui questa riunione, il 2 giugno è la festa della Repubblica e la festa della Repubblica si festeggia. Le forze armate che sfileranno insieme ad altri reparti, anche alle forze della protezione civile, che sfileranno lungo i fori imperiali, sfilano non per vanagloria o per mostrare la loro potenza, sfilano in umiltà per rendere omaggio alla Repubblica, per rendere omaggio al popolo italiano, per rendere omaggio alle sue istituzioni, per rendere omaggio all'Italia. Questo è il messaggio che vogliamo dire oggi forte. Questo è quello, il significato vero e profondo di questa sfilata, perché le forze armate e la fanteria tra esse sono, vengono dal popolo, sono col popolo e operano per il popolo. Viva la fanteria, viva le forze armate, viva la città di Ravenna, viva l'Italia!